Presentazione ufficiale a Palazzo di Città per il Volley Soverato 2023-2024, siamo con coach Ettore Guidetti, una bella serata, la presentazione ufficiale alla città di Soverato, mancano meno di 2 settimane ormai all'inizio del campionato, si lavora duro, si lavora sodo per una stagione che comunque si annuncia entusiasmante. Sì, assolutamente sì, le ragazze ci stanno mettendo tanto. Stiamo iniziando ad oliare un po' i nostri meccanismi, alcune cose sono venute piuttosto bene, altre sono sicuramente da rivedere. L'impegno è grande, la determinazione che il presidente ci sta chiedendo, le ragazze stanno imparando a metterla sul campo di giorno in giorno. Roster giovane, però con grande entusiasmo, staff tecnico praticamente quasi tutto nuovo, primi allenamenti congiunti, che segnale ha tratto da queste prime settimane di lavoro? Ma sicuramente la buona capacità di lavoro di queste ragazze, devo dire che non ho nessuna lavativa, nessuna pelandrona, tutte sono assolutamente a disposizione e ci stanno mettendo l'anima. Dal punto di vista tecnico sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare su alcuni fondamentali. L'ultima in ordine di tempo ci ha dato delle indicazioni chiare su quello che dobbiamo fare, quindi lavoreremo tanto su quello che sono i discorsi di battuta e ricezione e continueremo a farlo, perché questo è un po' il metro che è un po' come posso dire, qualifica una squadra in questa categoria. Ha affrontato in passato il Volley Soverato da avversario con le squadre che guidava a suo tempo e sono state sempre delle partite molto intense ed emozionanti. Adesso che sensazione ha ad essere sull'altra panchina in un palazzetto che storicamente è stato sempre molto caldo? Sì, devo dire la verità, io non mi ricordo una partita che non sia stato un tie break contro Soverato. Quindi, come ho già dichiarato, di nuovo lo dico, finalmente questa tifoseria è dalla mia parte, ne sono sempre stato invidiosissimo e quindi adesso ne ho un grande orgoglio. Inizia oggi ufficialmente la 14ª stagione consecutiva in Serie A2 per il Volley Soverato, con la presentazione a Palazzo di Città, presente l'amministrazione comunale, la squadra al gran completo, la dirigenza al gran completo, presidente Matozzo. Un momento emozionante per partire anche quest'anno con un rinnovato entusiasmo. Non ci piove, partiamo però con una squadra già fatta, con tutti gli organismi preposti già pronti, con la città di Soverato che è disponibile a sostenerci e con questo desiderio di inaugurare il palazzetto nuovo, quindi la voglia di fare un campionato di prestigio c'è, perché abbiamo anche un obiettivo che è diverso da quello dello sport, un obiettivo sociale. Soverato merita un palazzetto allo sport nuovo e noi con la nostra presenza, con il nostro sacrificio, con la nostra passione, stiamo spingendo affinché questo si possa realizzare e noi dovremmo cercare di raggiungerlo quest'anno. Squadra ampiamente rinnovata, staff tecnico rinnovato, prime settimane di lavoro, ma le ragazze sembrano già abbastanza integrate nel nuovo ambiente, ci sono stati anche diversi allenamenti congiunti e quindi si continua a lavorare sodo, ci sono poco meno di 2 settimane di tempo ancora per oleare i meccanismi in vista dell'esordio in campionato. Ma sicuramente il mister Ettore Guidetti non è che ha bisogno dell'invito per dire ti devi impegnare. Una cosa è certa, queste ragazze danno il massimo, io li vedo in palestra, ragazzi si sono allenate ad agosto quando c'erano 30-40 gradi all'ombra, quindi merito va a loro che sono venuti qua, che stanno lontano dalla famiglia e che vogliono anche loro prendersi la soddisfazione di fare il salto di categoria. Noi gli mettiamo a disposizione tutta la città di Soverato, la regione Calabria, tutti quelli che sono vicini all'ambiente sportivo per venire a darci una mano a fare il tipo. Volevo dire, che non l'ho mai detto, quest'anno il costo del biglietto è 6 euro, l'abbiamo dimezzato perché vogliamo portare più gente a Soverato, non si paga più 10 euro ma 6 euro. Signori, 6 euro sono un paio di caffè, per vedere una 2 credo che sia veramente un grande sforzo del presidente e della società.
ci sono vite che capitano e vite da capitano. Simona Buffo, bentornata a Soverato con i gradi di capitano per una stagione che il presidente Matozzo ha detto che vuole spumeggiante. Grazie del bentornato. Sì, è stato un onore inaspettato questa nomina da capitano e sono molto contenta che la squadra abbia scelto me. Spero di essere in grado di supportare con determinazione le mie compagne. E sì, Matozzo ha dichiarato senza peli sulla lingua che vuole arrivare in A1. Noi ci siamo prefissati obiettivi step per step e il primo sicuramente è vincere le prime partite e cercare di far capire subito agli avversari chi siamo. I tifosi chiamano Simona Buffo la ragazza che vola. Anche quest'anno ci sarà il tocco sotto la suola delle scarpe prima di ogni battuta. Mi auguro di sì, stiamo lavorando per questo e niente, affiniamo le nostre tecniche ogni giorno, speriamo che questo possa succedere. Ultima domanda che di solito è scontata: com'è il clima nello spogliatoio? Ma sicuramente adesso è molto tranquillo, l'obiettivo è quello di finalizzare il nostro gioco, quello che sarà poi il nostro gioco, e siamo tutte ragazze con voglia di fare, questo è molto positivo e vedremo poi in futuro nelle prime partite come ci comporteremo, però per ora molto positivo. Condizione fisica in Simona Buffo? Molto meglio, molto bene adesso. Una serata importante nella sala Bruno Manti, la sala comunale. Il sindaco Daniele Vacca ha detto: siamo qui perché siamo con tutta la città, per tutta la città. Sì, abbiamo presentato la squadra per il campionato di volley 2023-2024, mi fa piacere che si è svolto proprio all'interno della sala del Consiglio Comunale perché è la sala più rappresentativa per la città e proprio prendendo spunto da questo diciamo che la volley Soverato è l'orgoglio della città e quindi un ringraziamento va alla famiglia Matozzo che anche per quest'anno ci fa, come dire, godere la disputa di un nuovo campionato di Serie A2 e con l'impegno da parte dell'amministrazione che sta investendo nello sport, con l'impegno che presto sarà data la nuova struttura, la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, quindi anche l'amministrazione investe nello sport e va detto che su questo anche la pallavolo ci dà grande soddisfazione.